Siamo nell'orto a raccogliere i prodotti per fare la ricetta tipica della panzanella. Eccoci con il basilico, guarda che bellezza. Profumo eccezionale, prendiamo le foglie più belle. E dopo il basilico ora prendiamo anche le cipolle. Queste sono quelle lunghe tipo tropea, un pochino più dolci. E questa è quella tipica toscana bella rossa, perché in Toscana si usa molto la cipolla rossa. Ora abbiamo anche raccolto il cetriolo e possiamo andare a fare la panzanella. Piatto che si fa per 4 persone oggi con 3 etti di pane. Ed eccoci dopo mezz'ora, 40 minuti, togliamo il pane dal frigo e andiamo a strizzarlo. Lo strizziamo molto bene perché, come diciamo noi fiorentini, non deve rimanere papposo, ma deve rimanere umido ma asciutto. Questi sono gli ingredienti per fare la panzanella. Abbiamo visto il pane raffermo strizzato, un cetriolo, una cipolla e il basilico dell'orto. I pomodori ancora non ci sono, quindi li abbiamo dovuti acquistare. E ora cominciamo a tagliare gli ingredienti. Quando faccio queste preparazioni, questi piatti tipici di una volta, mi viene sempre in mente quando stavo in campagna e mi viene in mente quando proprio si faceva il pane, perché il pane quando si era in campagna si faceva solo il sabato. Ecco perché poi si usava il pane raffermo sia per fare la panzanella d'estate che d'inverno ci si faceva la pappa al pomodoro o la ribollita, sempre per usare questo pane. E il ricordo dei tempi che furono, mi viene in mente la bisnonna che era cieca ma riusciva a tostare l'orzo. Si metteva nel canto del fuoco con questa padella e girava l'orzo, girava. Noi ragazzi la prendevamo quasi in giro perché dicevamo: ma com'è possibile, sei cieca, come fai a sapere quando è pronto l'orzo? E la bisnonna rispondeva: oh coglione, e lo so io quando è pronto. Che bei ricordi. Mi raccomando, abbondare con il basilico. La cipolla. Voi pensate che una volta la panzanella i nostri vecchi la facevano solo pane, cipolla e chi c'aveva il basilico, basta. Non si mettevano i pomodori, però erano altri tempi. Oggi invece alcuni nella panzanella ci mettono anche la lattuga, le uova, chi ci mette il tonno, chi ci mette viuste, il formaggio. Però quella tipica sono questi ingredienti qui: cetrioli, pomodori, cipolla e basilico. Ora componiamo la panzanella. Prendiamo tutti gli ingredienti: cetrioli, pomodori, basilico e la cipolla. Anche la cipolla non scherziamo, ce la mettiamo abbastanza. E ora passiamo ai condimenti. Olio toscano, bello profumato. Ancora un pochino di aceto, anche se l'avevamo già messo nell'acqua, per insaporire ancora di più il pane. Un pochino di sale, perché il pane poi non è salato, e una macinatina di pepe fresco. Ecco, questo è il condimento della panzanella. Dopo averla tenuta circa un'ora in frigorifero e così tutti i sapori si sono amalgamati, la mettiamo nel piatto. Ed eccoci finalmente ad apprezzare questa squisitezza, la panzanella, questo piatto tipico estivo. Speciale, veramente speciale. E come vedete, a me mi piace tanto il basilico, quindi ce l'ho aggiunto ancora.